Il Palio di Cerano, che si è svolto l'undicesima edizione, quindi ventottesima, già una bella tradizione, si è svolto l'11 settembre scorso, ma è ancora vivo l'interesse a Cerano. Massimo Moletti è una sorta di testimonial, diciamo così. No, io devo dire questo, devo ringraziare la presidentessa Laura Santorio e i presidenti rionali che mi hanno fatto riprendere il Palio, anche se io i giochi, avendo fatto il giocatore con poco reddito, mi piace molto di più la sfilata che ho sfilato. E allora abbiamo anche delle immagini che hai girato tu e che si trovano anche nel fantastico mondo di internet su YouTube. Sfilate magari anche con un po' di sottofondo. Dei tamburi, sì, perché questa sfilata qui ha una caratteristica che è partita in maniera grande e è diventata sempre più grande, nel senso sono quasi 500 sfilanti, contando che Cerano ha quasi 7.000 abitanti, ogni famiglia di Cerano ha uno sfilante. Tanto per dirvi che all'inizio il Palio a Cerano, i primi due anni, nell'84-85, veniva fatto la prima domenica di settembre, che è la domenica del San Pacifico, il patrono del paese. Questa manifestazione era così popolare che è stata spostata la seconda domenica di settembre perché la gente andava tutta a vedere il Palio e non andava alle feste in piazza, alle funzioni religiose. Ah sì? Perché sì! Era più la festa pagana che quella religiosa. Sì, ma infatti, no, ma comunque il Palio è legato moltissimo alle tradizioni religiose, perché sì, la benedizione di Stendardi, il giovedì prima della domenica c'è il prepaglio, ogni rione ha i suoi santi, infatti il mulino dei mugnai, i giallo-neri, quelli che stanno passando adesso, hanno San Fermo e San Rocco. Il canto nuovo, che questa chiesetta qui della Madonna, che quindi viene detto anche cantone della Madonna, colori bianco e celesti. Tra l'altro in questa chiesa c'è un'opera lignea, quindi in legno, una scultura di legno giovanile del Giovan Battista Crespi, detto il Cerano. Caspita, allora è proprio molto sentito il Palio Cerano. Io credo, ormai io li ho fatti tutti, il primo ero proprio bambino, l'ho fatto come spilante, poi ho fatto i giochi, ho fatto il vicepresidente del Castello del Mulino, li ho ripresi 7 di pagli e penso che è diventata più sentita che la festa del paese. Tra l'altro una caratteristica di questa sfilata, ecco qui si passa, qui si sta andando verso il campo sportivo che si passa verso il canale Cavour, detta comunemente Roggia dai ceranesi. Una caratteristica, una peculiarità di questa sfilata è che in 28 anni non ha mai piovuto. C'è sempre stato il sole. A Cerano, fortuna, c'è gente che decide di sposarsi la seconda domenica di settembre perché è sicuro che non piove. Perché c'è il Palio, dunque non piove, c'è il sole. Il Palio non piove. Questo è il castello, è il rione del San Pacifico, bianco e verde, i contadini. Qua è l'uscita dal municipio. Fate conto che il percorso che prende tutto il paese sono 2 km 300 metri, quindi fatto a questo ritmo qui anche abbastanza pesante. Poi c'è il rione dei 16 pagli vinti, il rione giallo-rosso del San Giorgio, della Troggia dei Cacciatori, che praticamente ha una peculiarità, che ha una piazza. È caduto qualcosa? Beh, andiamo avanti. Questo è l'arciere che ha determinato la vittoria del rione Castello, perché i giochi sono dei giochi che si alternano a dei tiri dell'arco, sommando i punti, arrivano a dare la vittoria del Palio. Questo rione, tra l'altro, fino al 2005 non aveva mai vinto un Palio. Con l'arrivo dell'arciere Massa, che era l'antecedente di questo, e del presidente Volpi, questo rione nel giro di 5-6 anni ha vinto 4 pali e in questi ultimi 6 anni ha sempre lottato per il Palio. Oh, si vede che Massimo Moletti è ceranese doc perché sa tutta la storia del Palio. No, no, ma sicuramente, guarda, tra l'altro nella chiesa patronale che è dedicata alla Madonna Assunta c'è l'opera L'ultima cena del Cerano giovanile, che non ho potuto riprendere perché era in un'esposizione a Milano, infatti viene molto spesso presa e portata nelle varie mostre, l'ultima è questa qui, ma quella più famosa è stata quella proprio di Palazzo Reale a Milano, dedicata al Cerano. Questo è l'arrivo al campo comunale Bellotti. Infatti un'altra caratteristica degli ultimi 26 anni, che la squadra di calcio di Cerano, la prima partita, perché la seconda domenica di settembre inizia con l'inizio delle partite di campionati minori, la gioca fuori casa in onore del Palio, che deve
disputarsi all'interno del campo, che tra l'altro sono 10 anni che non si paga. Prima per vedere i giochi si pagava. No, meglio gratuito. Invece adesso l'ingresso è gratuito.